Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, siamo qua con il 141esimo episodio di Europa Universalis 4 The Cossacks Patch 1.15 con la Spagna, allo scopo di conquistare tutte le coste del mondo. Allora, come vedete, l'Asia siamo decisamente a buon punto, le Americhe sono finite da mo'. Per quanto riguarda l'Africa, è rimasta fuori solo questa parte qui, ma l'ho fatto, in realtà l'ho già spiegato in altri episodi, ma visto che ultimamente ci sono tante nuove entrate, tanti nuovi iscritti, lo rispiego un'altra volta. Allora, in poche parole, nella 1.15 come funzionava? Che in realtà è come ha funzionato il gioco per 2 anni e mezzo. I territori sono non overseas quando sono connessi alla capitale che è Toledo, ok? Quindi quando ho conquistato questi territori qua di Venezia, tutto quello che era collegato al vecchio impero ottomano, che avevo già conquistato tutto, è diventato parte dei nostri territori non overestesi, che quindi arrivano fino qui, per esempio. Questo cosa serve? Perché qua c'è un'altra mappa interessante che è Trade Region. Allora, in queste regioni è possibile fare le compagnie commerciali, però solo se sono territori overseas. Quindi, se dovessi conquistare questi territori o questi qua, e collegarmi quindi con i miei territori diretti qui, tutte queste zone non sarebbero più overseas. Di conseguenza, cosa succede? Non posso più avere le trade company, e ogni trade company mi garantisce un mercante se ho più del 50%, e sono a buon punto con quasi tutte. Poi le trade company non mi danno né tasse né manpower, ma aumentano la produzione e il trade power, mi pare. E un'altra cosa, non influiscono su questo valore qui, perché se guardate, tutte queste regioni qui non le convertiamo e non mi rompono le balle per quanto riguarda la Religious Unity. Quindi è una cosa molto forte. Piano piano comunque le sto convertendo tutte, perché praticamente tolgo una provincia da qui, facendo così per esempio. Vedete? E in questo caso la posso convertire. Però c'è comunque il rischio che quella nazione nel frattempo faccia west, diventa western, cioè diventa occidentale, anche diventa un film western, e che praticamente possa esserci una ribellione in quella zona lì. Comunque, tornando invece al presente, siamo in guerra con Jin, e questa è stata una mia rabbata, perché io pensavo che Jin avesse come vassalli qui e Shu, invece li ha come protettorati. Quindi io ho attaccato lui senza attaccare i suoi vassalli. Infatti sono in guerra solo con lui, di cui non mi frega praticamente nulla. Quindi a questo punto conquisteremo questi territori qua dietro. E poi non lo so, magari mi connetto direttamente qua in modo da circondare completamente lui. Tanto questi qua, se vogliono, possono già westernizzare, quindi non è un grosso problema. Dopo potremo fare una guerra a lui, ma in realtà quando facciamo pace con Jin avremo una pace anche con qui. Quindi pazienza. Tornando invece in Europa, dove mi sto letteralmente rompendo le balle, c'è Ulm che ha dichiarato guerra a Savoia. Savoia ha chiamato dentro i suoi alleati che sono o erano comunque la Boemia, la Pomerania, il Papato, Hainaut, Liege e la Normandia. Abbiamo già fatto guerra con alcuni di loro, però adesso la guerra sta durando davvero davvero troppo. Mi sono stancato. Quindi adesso pigliamo un po' i forti di questi signori qua. Nel frattempo, cosa è successo? Abbiamo annesso la Scandinavia e per qualche motivo strano non ho più la possibilità di annettere lui. Non so perché, però. Cioè, dovrei essere comunque in grado di farlo. Dice 0 al mese. Non ho capito il motivo, però. Boh. Perché nel senso, di sicuro adesso lui c'è un meno 3 per questa cosa qui, ma non sono mica zero, sono ancora in ambito positivo, quindi dovrebbe assolutamente esserci un avanzamento. Boh, vediamo se il mese prossimo si fissa tutto, o forse non. Se ha dei territori, come si dice, controllati da altre nazioni, si blocca il processo. Potrebbe anche essere una cosa del genere. Comunque andiamo un attimo avanti. Qua ci sono i qui separatist, che potrebbero scoppiare a Wunding. Quindi
Allora, Vunding tipo qua, vabbè, perché sto convertendo giustamente. Lasciamoli fare. No. Interrompiamo la conversione. Adesso non ho voglia di avere ribelli in giro per la mappa. Vai lì così. Qua è effettivamente molto difficile capire cosa ho già annesso e cosa no. Qua non posso andare. Quindi affidiamoci a questa mappa qui, che non cambia praticamente nulla perché giallo sui colori delle farmlands non si vede comunque. Quindi, boh, andiamo a sentimento. Invece torniamo qua in Europa perché secondo me se spingo un po' sulla Pomerania te sei in grado di far pace. Allora. Questo lo diamo a Ulm. Poi vediamo un attimo. 100%. Beh, attacca loro. E poi, boh, raggiungi i tuoi amici lì in alto. Ok. Andiamo avanti. Facciamo partire anche il timer. No, è già partito. Sono stato bravo questa volta. Ok, ci siamo ripresi questo. Questo qui lo diamo a... Non lo so, a Milano, tanto Milano poi lo annettiamo anche lui. Aspettiamo che cada tutto, così annettiamo tutto. 50 ducati, aumentiamo quella cosa lì. Vediamo un po' come va qua. Oh, ci siamo già presi Stettino, grande. Forse sarà il caso di andare a aiutare il nostro amico là sopra. Andiamo a aiutare il nostro amico là in alto. Che è pieno di esercitini piccoli che vanno a riprendersi i territori, cioè sono proprio dei rompipalle. Allora, vediamo un attimo. Questa roba la diamo tutta a Ulm. Ulm. Tanto abbiamo finito di fare sta roba. Ulm. E Ulm. Andiamo sopra. Potrei andare anche lì da quella parte di là, però andiamo direttamente lì così. Liege, tu attacca questo e poi veli. Tu dai una mano a questi. Qua sembra che proceda tutto nella direzione giusta. Fai cadere quel forte di lì. Dai, ti prego Ulm, fai pace. Puoi di sicuro dare un po' di roba a me e un po' di roba a te. Te hai fatto il 4% del lavoro, io ho fatto il 92% del lavoro, quindi... Devi anche darmi qualcosa o mi arrabbio. Va bene, vediamo se questo va avanti. No, penso che sia proprio il problema che ha dei territori sottomessi. Quindi, quando cade Danzica, andiamo su a fare a dare una mano. Altri soldi che vanno via. Fra poco possiamo ripagare il debito. Questi che si fanno i mercenari qua così. Perché se l'è ripreso? Anche Stettino? Aspettate un momento. Ah, ha fatto pace! Giusto? Sì, ha fatto pace. Allora, che pace hai fatto? Perché non mi è uscito il pop-up? Ulm. Aggressive expansion penalty 0. Allora. Vediamo un attimo. Accetta la pace, la Pomerania è da 10% di income a me e a loro, e la Pomerania deve dare 150 ducati, 138 vengono a noi, eccetera, 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 basta, perfetto. Allora andiamo direttamente qui così, e tu invece vai qua, poi. Che cacchio stai, perché vai fin lì? Va bene, vai avanti un attimino. Andiamo a liberare questi territori, che sono quelli che mi interessano di più, ovviamente. Dai che possiamo ripagare il debito. Quanto costa? Repay. Boom. Perfetto. Solo 77 non va tanto bene, eh. Tanto vediamo se è arrivato un advisor di livello 3 più interessante. Questo qui è più interessante. Quindi ci pigliamo questo. Anche se in realtà
C'è un rischio di rivolta alto, dobbiamo assolutamente dichiarare guerra alla Francia. Ho perso. Male, non stavo guardando. Allora. Unisciti lì. Voi continuate a fare quello che state facendo di là. Devo per forza passare di qua. Cioè, non posso andare qui perché c'è lui. Accidenti. Va bene, allora preparati lì dietro. Finalmente è arrivato l'esercito di Jin. Quindi attacchiamo lui. Però, cacchio, pensavo ti dedicassi più a Bengal. Sarebbe stato più interessante. È morto qualcuno. Chi? Aia. Ai 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 ai. Allora, mi serve il diplomatico. No, in realtà no, non è il diplomatico che mi serve. È un altro. È un altro. Perché il diplomatico è questo, giusto? A me serve quello che migliora le cose nel tempo. Allora, ora come ora ci pigliamo lui. E ci pigliamo lui anche. Che cacchio ho fatto? Non l'ho. Ho fatto così. Oh signore. Vabbè, facciamo questo per un mesetto. E mandiamo via questo. Speriamo che arrivi quello che interessa a noi. Mi si è messi molto bene adesso, eh. Qua è ancora 0 e noi siamo qui a 3. Questa non può andare avanti. Ok, questi sono nazionalisti bavaresi. Io li lascerei anche combattere, sinceramente. Questa diamola a Ulm. Qua facciamo cadere Liege. Dai, forza, falli fuori tutti. Ok, vediamo qua dove sono le truppe nemiche. 58.000 si sono uniti per bene. Abbiamo dei generali liberi. Sì, tu. Allora andiamo alla festa. Vediamo un po' se riusciamo ad attaccarli perché loro forse vanno a nord. Più 10% mano de Dios. Vediamo un attimo come sono messe queste. 36%. Queste due iniziano ad essere alte, queste qua, eh. Attenzione. Attention, please. Urca. Altre. Quindi adesso quanto sei arrivato? Sempre qua. Sono tutte sul 30%. Non è un numero che mi fa tanto piacere vedere. Rinnova la promessa. Piazziamoci qua. Adesso che siamo con gli eserciti uniti non dovrebbe essere un grosso problema. Tu vai là dietro. Abbiamo fatto fuori in out. Vai, attacca lì. Tu attacca qua. Vediamo se presi questi due riprendono i lavori su Novgorod. Spero di sì. Tu puoi passare a Ulm. Questi sono i Savoyard Particularist. Non sto neanche a riprenderli, sinceramente. No, fai così, così e vai qua. Ragazzi, fai pace, non ne posso più Ulm. Non voglio fare la pace separata perché non voglio spendere punti diplomatici. Oh, fermi, ha fatto pace. La chiamata l'ha fatta. Grande, guardate quanta roba ha dato Milano. Allora, ha dato questo all'Austria. Perfetto. Tra l'altro, se facciamo pace, magari l'Austria ci chiama contro Venezia. Vediamo un attimo com'è qui. 2%. Però il capo della guerra è lui, che sta perdendo del 39%, quindi non ci può chiamare tra l'altro, perché lui non fa parte dell'impero. Allora, da un casino di robe a Ulm, che è diventato gigantesco, però spero sinceramente che i Bavarian Separatist vincano e si unisca di là. Munchen, Zurich, San Gallian, Ingoud a Ulm, Savoia da Piemonte, Vascat, Vais, Monferrat a Milano, grande, Tirolo. E questo ha dato tre cose all'Austria. Complimenti, Ulm, bravo.
19 favori. Ottimo. Adesso vediamo se questo riprende. Perfetto, 5 al mese. Dicembre di quest'anno, alla fine abbiamo perso un anno. È proprio il fatto che quando quindi un vassallo su dei territori occupati non si può andare più avanti. Questa è la Spanish Curinia. Ok, interessante. Interessantissimo. Allora, io mi sposterei in queste zone. In queste zone qua. Così siamo pronti ad attaccare la Francia e ci pigliamo quello che vogliamo in Francia perché mi sono rotto dell'arrest e poi le isolette qua così. Tanto qua la guerra con Gin sta andando bene. Allora, questo è caduto, possiamo procedere. Vai sulla capitale. E tu mettiti lì dietro. Qua il fronte quindi sta avanzando in maniera abbastanza ordinata. Spero sinceramente che l'Austria, perché adesso Austria e Ulm sono abbastanza grossi. Facciamo un attimo il resoconto di questa situazione. Allora, i territori all'interno dell'impero controllati da gente non nell'impero sono 1, 2, 3, 4, 5, perché questi due sono tra virgolette miei, quindi con Dionetto Milano siamo a posto. Quindi qua la situazione dovrebbe andare abbastanza bene. Potrei quasi quasi far passare la riforma, che sto buttando via un casino di punti a non farlo. Tu ora devi votare per me, quindi improve relation, così lui vota per me. Tu voti per me, tu dopo voterai per me se lui votasse per me. Quindi un po' un casino. Colonia, perché non voti per me? Siamo messi male. Allora, facciamo improve relation anche con Colonia. Qua siamo già al massimo, vabbè, arriviamo al massimo massimo e buonanotte. Se muore adesso il re non so se veniamo eletti imperatori, eh. Se ora dovesse essere ucciso, sì. In questo mese sì, nel prossimo già no. In realtà lui, per un motivo stupido, il prossimo mese voterà per me e poi dopo smetterà di farlo ancora. Purtroppo non possiamo fare molto con la Silesia, o ci alleiamo. O niente, ci potremmo sposare quasi quasi. Facciamo questo. Ok. Sì, dai, va tutto abbastanza bene. Dichiarerei guerra alla Francia, così in maniera ignorante. Crash de. Cosa fa questo? Costo per conquista di. Tutto. Wow. Beh, facciamo di sicuro questa. Ok, allora sono arrivato al punto che io dichiaro guerra in maniera abbastanza idiota, per esempio. Questa non era da fare. Scappa. Perché non posso andare? Ah, perché Parigi mi blocca. Allora, dobbiamo scappare. Scappa. Poi mi servono le barche. Allora, vieni qua. Questi li uniamo, venite giù. Qua devo ritornare per forza nei miei territori? Non era una guerra da dichiarare così questa, vabbè, pazienza, dai. Allora, vai dentro, vai sotto, vai Lione e vai subito di là. Poi, questi qua, giù, venite giù, anche voi. Beh, in teoria, vi posso far andare direttamente a Parigi. No, perché ci sono un po' di forti. Allora, voi venite direttamente qua. Uno qui e uno qua. Tu ti unisci e vai giù. Tu scappi. Allora, lui dovrebbe fare il giro da sopra. Dai, vediamo un po' questo inseguimento come funziona. Tanto qua sta andando bene. Vai, monachino. Dovremmo essere a posto. Io ho chiamato qualcuno in guerra, non lo so. No, però. Io sono ancora alleato con te. Non ti ho chiamato in guerra per quale motivo? C'era la. No, non potevo farlo, mi sa. Vabbè, pazienza. Comunque, attacchiamo lì e ci pigliamo le isolette. Quindi dobbiamo attaccarle. A meno che non abbiano su neanche un forte.
e vai, non hanno forti, quindi posso praticamente fare pace immediatamente con loro e chiedere queste cose. Qua non vedo invece il loro esercito che sembra essere tornato di là. Si stanno aggredendo tutti i Bengal. Dopo che l'abbiamo attaccato noi, è imploso. Questo dividiti a metà, però, perché il manpower, nonostante tutto, non è gratis. Ok, allora, visto che stiamo reagendo, è andato via questo e c'è questo. National Arrest meno 10, stabilità e prestigio per l'anno. Perfetto, perché siamo gli unici a combattere la rivoluzione francese. Maledetti francesi. Ok, queste qua bandiera nera dovrebbero essere a posto. Vediamo un po', lui è fermo. Quante truppe c'ha? 33.000, vediamo se sono tutte qui. No? Quanti eserciti c'hai? Pausa. Allora, la Spagna piglia un coso lì, va bene? Poi, qua è andata bene, qua è andato giù. Ok, quindi possiamo avanzare. Però a questo punto mi unirei. Voi andate lì, questa è caduta, vai giù. Questa è caduta, vai lì. Questa deve ancora cadere. Va bene. Facciamo una prova. Allora. Scusate, controlliamo prima questo. Ok, quindi fino qua devo prenderla. E anche questa qua lunga bislunga. Quindi questa. Questa me la dai. Poi qua sotto. Qua sotto ce ne sono queste due. Questa me la daresti, questa qua quando cade. Poi questa è caduta. Questa è caduta, ma sarebbe troppo. E potremmo. Dai, pigliamoci anche quella, così pigliamo tutta la Trade Company e io mi posso considerare soddisfatto. Tutti i soldi, quando cade quella lì direi che siamo a posto. Costa 100, ce la dovremmo fare. E cacchio, ho bisogno di un advisor. Ah no, ce l'ho già. È qua che ho bisogno di questo. Vai, è tornato. Bella. Ok. Vediamo un po' come va contro la rivoluzione francese, ragazzi. Robespierre, non avrai speranze. Casus Belli contro chi? Misore? Va bene. Ah sì, perché abbiamo fatto l'evento, certo. Allora, loro dove stanno andando? Boh. Comunque siamo in guerra contro anche Hainaut, che purtroppo non ci vuole tanto bene, però vabbè, perché siamo in guerra, penso. Allora, vai Avignon. Io quasi quasi mi prendo un po' di roba però a sto punto, perché tanto la mia aggressive expansion non è che sia poi così alta. Cioè, in realtà lo è, ma siamo arrivati a un momento in cui anche se tutti questi si uniscono, insieme alla Lituania non c'è speranza. Stiamo pronti, appena cade quello siamo a posto, anzi quando cade la capitale penso che lo saremo di sicuro. Qualcuno è sulla capitale? No. Per qualche motivo idiota non sto assediando la capitale, fai claim lì. Ok, vediamo un attimo cosa è successo all'Austria. Sembra niente. Allora, l'Austria deve dare. Ha dato un territorio che è questo qua a Venezia. E basta. Vabbè, dai. Nulla di che. Invece tu sei diventata piccolina. Quindi, vediamo un po'. Ora non voteresti perché ci sono tutte queste questioni, però il tuo economical power dovrebbe essere sceso. Se non fossi eretico, quasi quasi, invece Alsazia, Burgundi, Mainz, Papal State e Bar. Ok. Vai a Bordeaux, anzi vai qui. Non puoi non passare dai. Ma che cacchio? Oh, devi per forza passare da lì? Bene. E tu invece fermati direttamente qua. Spero che vincano i ribelli bavaresi. Così Umme non è troppo grosso. Dash, abbiamo casus belli. Bene. Vediamo un po' come va questo assedio. Bene, si sono rotte le mura. La capitale potrebbe cadere ancora più velocemente. Vai a dare una mano alla capitale. Ottimo.
Dai, che sta rivoluzione francese la voglio fuori dalle balle. Allora, paghiamo per le isolette e la rivoluzione. Vediamo dove stanno andando. Qua. Arrivi il 19. Beh, fermati lì. Allora, andando, arriverà il 26. Ormai lui è troppo veloce. Quindi aspettiamo qua. Ok, ci attaccano. Pausa. Allora, trick balak, trick balak, trick balak. Vediamo se bastano questi. Penso di sì. Questi due. Mi è andata via la voce improvvisamente. Questi due bastano. È che qua si sono già rotte. Facciamo così. Dai. Vediamo se riusciamo a resistere. Abbiamo più uomini. Vediamo un po'. Perché la rivoluzione. Ora siamo rosa per qualche motivo particolare. La rivoluzione magari dà qualcosa di speciale, no? Siamo esattamente uguali, quindi tu hai un 4-4 e io ho un 3-3. Noi siamo di più. Ora siamo tornati a essere gialli addirittura. Porca miseria, ragazzi. Ne abbiamo persi più noi di loro, ma gli abbiamo praticamente seccato metà degli uomini che hanno. Manpower, manpower, manpower. Aspetta, aspetta. No, Colonial Governator. Furetti. No, fai manpower. Allora. Tu torna lì. Tu torna lì. Tu torna qua. E tu vai su là. Ok. Dai che facciamo fuori anche l'esercito di Denaut adesso. A casa dalla Silesia, vediamo un attimo qui chi vota chi. Perché non si è messi molto bene, soprattutto fra un pochissimo qua cambia un casino la situazione. Urme, perché non voti per me? Allora, dei supportano loro stessi per Ah, sono diventati troppo grossi e vogliono diventare imperatore loro stessi? Questo è un problema. Vabbè, ora come ora diventeremo imperatore comunque noi. Fai. Improve relation. Dove cavolo è? Improve relation. Lo sto già facendo? Sì, allora facciamo send gift. Send gift. Dobbiamo fare la corsa su Colonia. Assolutamente. Ah, non vengono più, eh? No, vai a Bordeaux. Facciamo cadere Avignon. Aspettiamo che arrivino quei due là. È caduto questo. Dai, 56%, cacchio. 56%. Io inizierei anche a imbarcarmi per andare a prendere i territori francesi. In realtà non so neanche se serve. Facciamo passare un giorno e controlliamo. Allora, si è bloccato tutto il gioco. No, si è bloccato il gioco. Dai, dai che riprendi. Aspettiamo un attimo. Forza. Ti prego non mollarci. Ti prego non mollarci. Non vorrei neanche perdere la registrazione. Ragazzi, no, funziona, ok, per fortuna. Prova di pace? Si sta bloccando ancora? Vabbè, allora ci salutiamo qua, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Adesso blocchiamo la rivoluzione francese, facciamo la pace con Jin. Poi direi che potremmo attaccare il Giappone. E dopo che Novgorod sarà annesso, spero di non perdere l'impero. Forse sta crashando tutto? No, ce la siamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, va bene, tutte queste cose qua le possiamo prendere comunque, penso. E non dovrebbero costarci nulla, perfetto. Ok.
Riprendiamo perché il gioco sembra che non si sia distrutto del tutto. Comunque interrompiamo lo stesso l'episodio. E niente, dicevo, facciamo pace qua, facciamo pace anche qui, magari conquisto qualcosa senza prendermi troppo. Vediamo, forse non prendo proprio niente. Però tutte le cose francesi al di fuori della Francia e forse questo pezzettino me le voglio prendere, così chiudiamo la questione. E speriamo di restare imperatori, ragazzi, perché in questo momento ho un casino di voti. Tipo, lui voterebbe per me, ma il problema è che Colonia vota per lui. Lui vota per me, lui voterebbe per me, ma vota se stesso. Quindi è un po' un problema abbastanza serio. Forse Liege possiamo lavorarci sopra. Secondo me, a Liege c'è possibilità di migliorare la situazione di parecchio. Ma ci lavoreremo nel prossimo episodio. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete il video con i vostri amici. Sto cercando di capire se poter fare un riassuntone finale per quelli di voi che hanno iniziato a seguire la serie magari nell'ultimo periodo. Cercherò di farlo magari con la patch 1.16 perché c'è la possibilità di farlo, ma non so se si rovina il salvataggio caricando la 1.15, quindi vediamo un po' come va. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.